si muoveva per la zona con circospezione, alla ricerca di nuovi indizi, piombato in un rebus ancora tutto da decifrare. Non sarà facile, ma si prospetta un nuovo caso per il commissario Salegari. Di fronte ad un delitto evidente, dove manca ancora un colpevole e si teme pure che ci siano complici a piede libero. Del resto, è facile farsi rapire da tanta bellezza, dove ciò che sembra non è e ciò che sembra può perfino ingannare. Ci troviamo nella piccola Venezia, nell'affascinante nord-est della penisola italica. Lo scopo delle gare del commissario è scoprire nuovi territori. Io sono vicino al mare, esattamente a Caorle, e partirò da qui alla scoperta di meravigliosi territori nell'entroterra. Ci lasciamo il mare alle spalle, seguitemi. Sto facendo la ricognizione delle strade bianche e per fare questo presto incontrerò un amico. La regola dice che due indizi non fanno una prova, ma tre sì. I nostri indizi ci hanno portato in viaggio attraverso i percorsi più emozionanti del Veneto. La Gravel, strade sterrate e il progetto Terre Nobili e Gravel in the Land of Venice, che ha tracciato 80 percorsi partendo dalla Marca Trevigiana per poi proseguire su tutti i territori provinciali. Incontriamo Massimo Panigel, organizzatore di grandi eventi di MTB, per farci luce su questo caso. Ciao Massimo. Ciao Marco. Io arrivo dalla strada, tu dalla mountain bike e ci troviamo qui nella terra di mezzo, nelle Gravel. Io mi sono avvicinato perché questa è diventata una filosofia, una moda, un trend, e queste gravel mi stanno veramente conquistando. E stiamo mappando il percorso di Terre Nobili, un ciclo viaggio evento, un coast to coast, dal mare Adriatico al lago di Garda. Quindi mi accompagni a scoprirlo? Assolutamente, certo. Io mi sono avvicinato da poco, sono le mie prime esperienze in gravel. Però da buon commissario ho qualche domanda da farti. È la prima, dove siamo qui? Qui ci troviamo nel territorio comunale di Caorle. L'entroterra è molto bello, ricco, è un tripudio per la natura, oserei dire. Ed è fornito da queste meravigliose strade bianche, una volta funzionali per andare nei campi a coltivare. Adesso invece sono a nostra disposizione per essere usate con queste biciclette fantastiche, appunto le gravel. Le mani sempre ben appoggiate o sulle leve o in presa bassa. E poi è un'esperienza sensoriale. A me piace l'idea di abbinare il discorso dei sensi che si sviluppano andando in bicicletta all'eccellenza del territorio. La vista a quello che possiamo ammirare dal punto di vista artistico, culturale, architettonico. Mi piace ascoltare con l'udito le storie, assaporare i gusti dell'enogastronomia. Mi piace sentire i profumi della natura. E non per ultimo abbiamo collegato l'idea del tatto all'impegno fisico, perché comunque andare in bicicletta richiede un certo grado di allenamento, di preparazione. Parlavamo di sensazioni, di naso e di occhi, ma la concentrazione non deve mai mancare anche quando siete su una bicicletta da gravel. E poi il terreno, insomma, non è quello dell'asfalto, qui c'è di tutto, sassi, buche, che ovviamente consiglio di evitare, ma penso anche tu, e tanta polvere. Ma c'è un rimedio a tutto questo? Ma per la polvere magari ce la togliamo via dalle spalle, però è bello il fatto che questo gravel riconduce un po' al ciclismo di tanti anni che furono, e quindi questa polvere rende anche tutto più mitico, più eroico. A proposito di buche, la pressione delle gomme vi può aiutare tantissimo a superarle indenni. E questo itinerario come l'hai chiamato, se l'avete già chiamato? Questo l'abbiamo chiamato la Dogale, in onore appunto di Venezia e quindi della figura del Doge. Le nostre strade qui, Massimo, si dividono. Ma nelle gravel del commissario sono certo che presto ci ritroveremo. Buon viaggio, commissario! Frenchie.
Primo caso risolto per il commissario Saligari, che riprende il suo viaggio in Veneto dopo aver scoperto il segreto di tanta bellezza, da assaporare con la giusta dose di curiosità e spirito di avventura tra sentieri sterrati e piccoli segreti da custodire.